quanto sappiamo davvero della Terra? Vista dallo spazio, grazie agli occhi dei satelliti, rivela molti cambiamenti in corso, dall'erosione delle coste alla diminuzione di ghiacci, dalla variazione dei terreni coltivabili alla concentrazione delle zone urbanizzate, la Terra vista dall'alto si mostra come un organismo in continua evoluzione. Questo tipo di osservazione però non basta. Il respiro del nostro pianeta va ascoltato anche un po' più da vicino. Per questo la NASA ha predisposto un intero settore chiamato Earth Observatory per i programmi di osservazione della Terra sviluppati direttamente sul nostro pianeta, visto dal basso, rivela cambiamenti quotidiani, utili per predire il suo futuro in un'epoca che sembra in balia dei cambiamenti climatici. Aria, terra, mari e ghiacci. Gli scienziati della NASA hanno predisposto programmi per ogni angolo del globo. Il 2016 è un anno particolarmente ricco di missioni di questo tipo. Saranno infatti 8 quelle attive da gennaio a dicembre tra missioni già in essere ed esperienze nuove. La sfida forse più grande del XXI secolo è quella dello scioglimento dei ghiacci. Il programma della NASA che se ne occupa si chiama Ocean Melting Greenland, dura 5 anni e si propone di osservare il cambiamento delle temperature dell'acqua intorno alla Groenlandia e la reazione di ghiacciai all'acqua calda e salata dell'Oceano Atlantico per capire quanto l'oceano influisca sullo scioglimento. Uno studio nello stesso angolo di globo è invece Arctic Boreal Vulnerability Experiment. In Alaska e nel Canada nord-occidentale, gli scienziati si dedicano dal 2015 a milioni di chilometri quadrati di tundra, montagne, foreste, laghi e permafrost per ottenere dati sull'alterazione degli ecosistemi. Di ecosistemi, ma stavolta marini e diventi nel nord dell'Atlantico, si occupa il progetto NAMES. Dura 5 anni e si occupa del rapporto tra l'oceano, il clima e le nuvole. E andando all'altro capo del mondo, in Sudafrica la NASA studierà l'interazione tra le nuvole e i venti con auricles, focalizzandosi sull'influsso delle particelle derivanti dagli incendi di biomasse della zona. Sono altre 2 le indagini che riguardano l'atmosfera e che debutteranno nel 2016. Si tratta di ETOM e di ACT America. Il primo studierà l'influsso di ozono e metano sui cambiamenti climatici, sorvolando l'Oceano Pacifico e l'Oceano Atlantico. Il secondo analizzerà invece il cielo sopra gli Stati Uniti orientali per capire come funziona la rimozione di gas serra. In Corea del Sud, invece, la collaborazione con gli Stati Uniti per il progetto Corus AQ avrà lo scopo di monitorare l'inquinamento dell'aria. Lo studio, che parte in maggio, si servirà di dati raccolti con vari mezzi, dagli aerei ai satelliti ai sensori a terra. Una delle missioni di Earth Observatory è invece dedicata alla barriera corallina. Il progetto si chiama Coral e interesserà le aree delle isole Hawaii, delle isole Marianne, della Repubblica di Palau e della Grande Barriera Corallina. 8 missioni per avere uno sguardo nuovo sul pianeta Terra, sicuramente più consapevole dei cambiamenti devastanti provocati dall'uomo e sulle misure per arginare i danni.